Grazie a te, questo è bello, è proprio speciale. Quando si parla di religioni, tutti spiegano la loro religione e ce ne sono miliardi di persone che si muovono in questo modo. Quando parliamo di Gesù non è una religione, Gesù trasforma la persona. Egli, come si dice adesso con questa tecnologia moderna, un prodotto geneticamente modificato. Tu li comprendi queste cose, no? Vengono trasformati gli elementi e il diavolo lo sta facendo anche sulle persone, gli uomini che li fanno diventare donne, donne che diventano uomini, tutto un marchingegno di una vita di sofferenza di ospedali che girano da una parte all'altra, di sofferenze per impegnarsi. Gesù è un'altra cosa, fratello. Gesù è un'altra cosa, sorella. Io ci vado piano perché le parole sono troppo piccole per dire quello che voglio dire. Voglio dire che Cristo Gesù per lo Spirito Santo fanno un innesto sulla nostra vita, porta la nuova vita dentro di noi. Non so se hai sentito dire delle persone, se nascessi un'altra volta farei così e cos'ha. L'unico metodo per poter nascere di nuovo e andare al Signore Gesù è Lui. Se noi guardiamo nella parola del Signore tutte le indicazioni, ci vengono date che noi per avere da Dio quello che noi abbiamo bisogno dobbiamo andare a Dio solo al Signore. Ce lo dobbiamo mettere nella mente. Quando andiamo al Signore e riconosciamo quello che Egli è, chi è Lui e ci rivolgiamo a Lui con la fede, lui fa quello che noi non riusciamo ad immaginare. Quando Gesù, si parla di Gesù e quando Gesù vuole agire nella tua vita, ti vuole dare una vita nuova, nuova, una nuova creazione che tu te la trovi fatta e non sai come ha fatto. C'è un verso che ci aiuta e lo vogliamo leggere in Secondo Corinzi, capitolo 5, verso 17. Dice: Che quando siamo in Cristo siamo una nuova creazione in preparazione per il regno di Dio, per l'eternità. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. L'originale dice: Egli è una nuova creazione. Cioè siamo creati, veniamo ricreati per ereditare il regno di Dio eterno. Quando ti parlano di religione, fuori, 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 Gesù porta una nuova vita, la sua divina presenza per lo Spirito Santo. Innesta il suo Santo Spirito sul nostro Spirito. È inspiegabile. Infatti, uno dei più dotti del tempo di Gesù, quando Gesù gli disse: Tu devi nascere di nuovo, tu devi nascere di nuovo, pure tu, tu sorelle, so fratelli. Se vuoi realizzare il potere di Cristo nella tua vita, devi nascere di nuovo. Magari tu in questo momento sei come Nicodemo, ma come devo fare? Devi andare a Lui. Dobbiamo capire che è Lui che fa queste cose. Mediatori, non mediatori, altre strade, non esistono. È Lui che fa questa opera. Lui è il distributore esclusivo della vita in tutto l'universo. È lui, Gesù. Quando si parla di religione, è tutto un passatempo, è una perdita di tempo che non va da nessuna parte. Per la rinascita spirituale bisogna andare a Gesù. Puoi andare anche di notte. Io ti consiglio di andare adesso, mentre siamo insieme. Nicodemo andò di notte, ma il buio della notte diventò luce. Tu puoi nascere di nuovo e non c'è un altro metodo. Non esiste. Ho detto il diavolo: li sta facendo uomini, donne, donne e uomini. Li mantiene una vita negli ospedali a cambiare, a mettere i capelli, a togliere i capelli, a aggiungere seno, a mettere seno una vita disastrata, innesti che non funzioneranno mai, una vita massacrata, il diavolo gli piace massacrare le persone, la nuova vita che dà Cristo. E mentre parliamo, lo Spirito Santo opera nella tua vita e ti senti cambiato e trasformato. Quando noi abbiamo il desiderio profondo di voler essere rinnovati, lavati, purificati, questo desiderio forte dentro di noi e ci rivolgiamo a Lui chiedendo perdono di esserci sporcati. Lui ci lava, ci purifica, ci riempie del suo Santo Spirito. Ma lo Spirito Santo non soltanto mette il presidio nella nostra vita, non soltanto ci fa nascere di nuovo, diventa la nostra forza per tutta la vita e per l'eternità. Poiché il Signore dice non è per forza né per potenza, non dobbiamo essere forti, non dobbiamo essere potenti, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Perciò dobbiamo andare al Signore, non c'è un'altra via, capito? Prima che andiamo avanti preghiamo il Signore. Tu per qualsiasi cosa, anche se sei la persona più ignorante di questo mondo, quando vuoi realizzare questa nuova vita di Cristo, ascolta, non ti voglio far perdere l'occasione. Dovunque ti trovi, ti metti con tutto il cuore e dici Signore, io voglio nascere di nuovo, io voglio nascere di nuovo, voglio una vita nuova. Io mi ricordo subito dopo che il Signore fece questa opera nella mia vita raccontavo la mia testimonianza a mia mamma, dicevo mamma ma tu non, tu non mi riesci a capire eppure lei era già convertita e battezzata nello Spirito Santo è un fenomeno talmente potente mamma è tutto nuovo come se il Signore avesse trapiantato eh, tolto tutto il vecchio ma non che avevo perso la memoria non che avevo perso coscienza no il peso del, della sporcizia che c'era dentro al mio cuore prima era stata tutta tolta. Vivevo una vita nuova, esuberante, piena della presenza dello Spirito Santo dentro di me. Pensa a 23 anni. Chiedevo al Signore: Signore, per piacere, portami in cielo. In sincerità, dicevo, Signore. Ma non che ero stanco della vita, no, assolutamente, io ero contento di vivere, ma tanto era l'affezione, tanto era il cambiamento, tanto era il vero nella mia vita. Io dicevo Signore portami in cielo, ma era solo come un passaggio, perché il credente la morte non la vede più, non la sente, sente come se è la continuità come se la stessa vita fosse la giacca che la lasci a qualche parte e tu te ne vai. <ride> è bellissimo. Tu puoi nascere di nuovo. Ti voglio dire, in qualsiasi momento hai questo desiderio, inginocchiati davanti al Signore. Ma anche se sei nel deserto, dove sei? Lui è lì. E come adesso è lì dove sei tu. E ti fa nascere di nuovo. Solo Gesù può fare questo, perché lui è Dio. Lui è il figlio di Dio, venuto in, venuto in altra forma sul pianeta Terra come uomo, come già era stato detto, che un giorno verrà l'Emmanuele in mezzo a voi, cioè Dio con noi, Dio in noi. La stessa parola ha due sensi. E così è. È venuto in mezzo a noi per uno spazio di 33 anni, con un ministero di 3 anni, è dentro di noi quando è partito per andare al cielo. Che sei bello, signore. Che vogliamo di più? È chiaro che non c'è un'altra via. Se tu ti distrai, andare di qua e di là, se tu chiedi alla Madonna la nuova nascita, non te la può dare. Se tu chiedi a San Giuseppe, se non te la può dare. È Gesù che produce questo, capito? Perché Lui è Dio. Eh? Preghiamo il Signore, tu hai capito bene, solo che devi cercare Lui, dobbiamo cercare Lui. È l'unico punto di riferimento che Dio ha dato. Perché Dio ha voluto così per salvarci. E benedetto sia il Signore. Bene, preghiamo il Signore insieme, dai. Sole, mettiamoci insieme, che piano piano il Signore ti rivelerà. Abbiamo detto ieri sera che le, la predicazione della parola in fondo serve per produrre la fede nella nostra vita. Tu dici: Forse ho poca fede. Beh, avviciniamoci al Signore. Prima di tutto, non dobbiamo solo investigare le Scritture pensando che esse ci salvano. Esse testimoniano di Gesù, perciò ci portano a Gesù e noi dobbiamo andare a Lui. Andiamo a Lui adesso, vieni con me. Preghiamo il Signore, chiudi gli occhi, apri il cuore e andiamo insieme. Io prego e tu preghi insieme con me. Dai, Signore, ti ringraziamo che le cose che fai tu non le può fare nessuno. Nessuno nell'universo perché tu hai un mandato speciale e noi ti vogliamo glorificare. Signore, partecipa alla tua presenza in mezzo a noi per mezzo dello Spirito Santo e ti chiediamo, Spirito Santo, influenza le nostre menti, i nostri cuori, il nostro essere, la nostra vita, la nostra casa, le cose che facciamo, influenzaci, possiedici, investici. Te lo chiediamo, Dio, nel nome di Gesù Cristo e a te rendiamo lode, onore e gloria. Sì, Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio benedetto in eterno. Alleluia. Il Padre sul trono, seduto. Il Figlio seduto alla destra di Dio, Gesù Cristo. Lo Spirito Santo dentro di noi che riempie l'universo e agisce e coordina le cose nell'universo. Possiamo anche dire, Signore, coordina tutti gli angeli necessari che abbiamo bisogno per correre a dare risposte ad ognuno che siamo insieme in questa riunione. Il compito dello Spirito Santo è di coordinare. Uff, che bello. È un'organizzazione speciale l'opera del Signore. Noi facciamo qui le organizzazioni, gli organigrammi. Invece Dio non fa solo gli organigrammi, Dio fa i funzionigrammi che funzionano le cose. Signore aiutaci. Passiamo alla parola del Signore. Andiamo insieme. Il messaggio di questa mattina dice ascoltatemi, cercate il Signore. È una parola che viene da parte di Dio al suo popolo. Ed è il profeta Isaia che parla proprio di questo. E i profeti, gli apostoli, Gesù, parlano sempre di rivolgerci a Dio, di ascoltare Dio. Leggiamolo insieme. In Isaia 51, verso 1, dice così: ascoltatemi. Voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Il Signore rassicura il cuore per chi non crede e per chi si è allontanato da Dio. La buca della cava dal quale siete stati tagliati. Non so se tu sei stato mai in una cava di pietre e così via. Tutte le pietre che vengono tagliate in quella cava è della stessa sostanza. Ogni pietra viene tagliata da lì. La buca dal quale voi siete stati tagliati. Dio indica che era Abramo e Sara che uscivano fuori dalla buca del paganesimo. In Ur dei Caldei era così. Il padre di Abramo faceva affari con gli idoli, lui faceva idoli, costruiva idoli, faceva affari con il re. Perché allora si usava che facevano le statue del re e li vendevano, li benedicevano e per loro il, di, il re non era solamente il re, ma era per loro Dio. E come oggi dove ci sono i dittatori, vedi solo le loro immagini, perché la gente deve pensare che quello, oltre ad essere il despota perché oggi tutti i dittatori sono dei grandi despoti sono delle persone che per mantenere il potere non guardano in faccia a nessuno signore aiutaci e veniva dalla cava era stato tagliato dal paganesimo e Dio ne aveva fatto uno strumento potente per gli Israeliti, perché loro venivano proprio da lì. Erano i discendenti di Abramo e loro si vantavano di essere figli di Abramo, tanto che non usavano più, non esercitavano più la fede di Abramo, si sentivano figli, ma Gesù dice che il loro comportamento erano diventati figli del diavolo. Mm. La buca della cava, Abramo e Sara furono tirati fuori dall'idolatria di Ur dei Caldei e siete stati generati da un grembo sterile e una coppia anziana e siete radicati sulla sua benedizione. Ascoltatemi. Voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Beh, non rispecchia forse noi. Non veniamo noi forse dal paganesimo, noi italiani specialmente, dal paganesimo italiano, che ancora c'è molta gente che c'è dentro, quanta idolatria c'è. E chi non ha quella idolatria che si trova nelle chiese, chiese idolatriche, ne abbiamo tanti nel cuore di idoli. E ne abbiamo tanti nelle nostre case. Veniamo veramente dalla stessa cava. E il Signore ci parla e dice, ascoltatemi, perché ci vuole tirar fuori, perché Egli ci vuole benedire. Quando dice al popolo suo Isaia, e lo dice a noi oggi, Ascoltatemi, perché voi venite da, ma il Signore vi vuole benedire. Per mezzo della benedizione di Abramo che fu ubbidiente a Dio. Forse dobbiamo ricordare la benedizione di Abramo datagli da Dio nel capitolo 12, dal verso 1 della Genesi fino al verso 3. Leggiamolo insieme e come Dio e come Dio adempì, e come Dio adempito ciò che aveva promesso ad Abramo. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Leggiamo fino al verso 3, così comprendiamo meglio tutto quello che stiamo per dire, perché ci serve. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le, tutte le famiglie della terra. Diciamo che il, il profeta sta ricordando a loro in quel tempo e a noi oggi che Dio mantiene le promesse essere una moltitudine come le stelle del cielo e la sabbia sul lido del mare nel capitolo 15 nel verso 5 Dio dice proprio questo dietro all'ubbidienza di Abramo Dio quando egli Ubbidì e partì, secondo la chiamata che aveva ricevuto, Dio riconfermava che ciò doveva avvenire. E quando parla il profeta Isaia, si tratta di 1300 anni dopo, ed era vero perché era diventato popolo. Leggiamo nel capitolo 15, verso 5. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda il cielo, e conta le stelle, se li puoi contare, e soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Quando parla il profeta Isaia, sono passati 1300 anni. A chi parla Isaia? Parla al popolo che deriva proprio da quell'anziano. E da quel grembo chiuso, sterile, che per la misericordia di Dio era già diventato popolo. Quello che Dio dice, Dio lo fa e perciò parla anche a noi oggi. Gloria sia resa a Dio. Abramo si lamentava come ci lamentiamo noi. Però aveva una virtù. Si lamentava ma faceva la volontà di Dio. Seguiva le direttive di Dio. Un giorno si lamentò con Dio. Leggiamo nel verso 17 che cosa dice. E come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali. Che cosa fece Dio? Ci manca il tempo di leggere i versi precedenti, ma te li dico io. Abramo realmente aveva obbedito a Dio, camminava con Dio, ma si trovava in una posizione che lui faceva anziano e la moglie faceva vecchia o viceversa. Tutte queste promesse Dio dal verso 1 di questo capitolo al verso 17 si lamentava con Dio. Ma tu mi dici tutte queste promesse. Ma io ho 100 anni, mia moglie ne ha 90 e non mi hai dato neppure un figlio. Senti, da dove deve venire questa grande progenie? Ma dato che Dio è il Dio dell'impossibile, Dio perseverava nel dare a lui le promesse. In questo caso, nel verso 17, Dio gli conferma il patto e cosa fa? Fa scendere il fuoco dal cielo sull'olocausto che lui aveva preparato. Questo è importante per noi. Lui, nonostante qualche lamentela verso Dio, però adorava Dio nel modo che Dio voleva e gli offrì dei sacrifici. Gli spaccò, li aprì e stava in mezzo a fare avanti e indietro per non farli mangiare dagli animali che li volevano divorare. Noi dobbiamo adorare Dio come lui comanda e dobbiamo vigilare che non ci siano sporcizie nella nostra vita, dobbiamo vigilare mentre adoriamo. Non dobbiamo lasciar venire le forze del male a guastare la nostra comunione con Dio. Lui così faceva. Non aveva ancora il figlio, ma nel capitolo 26, verso 4, Dio gli ripete un'altra volta la promessa. Non si vedeva nulla, ma Dio continuava a dire che sarebbe uscito dal suo seno, dai suoi lombi, una grande moltitudine. Leggiamo nel capitolo 26 verso 4, dice, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Bene, il Signore parla, Abramo non vede niente, ma continua a seguire Dio. Ci vuole parlare il Signore oggi. Questo passaggio viene riportato nel Libro degli Atti, nel capitolo 3, verso 25. Leggiamolo insieme. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo, nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. <ride> Signore grazie. Allora questo Abramo che cammina, vecchio lui, anziana la moglie, un grembo ormai secco, sterile, vecchio. Abramo continuava a seguire Dio. Ma che cosa notiamo in questa parola? Che erano passati 1300 anni quando il profeta Isaia parlava al popolo e chi era questo popolo? Era il popolo che discendeva dalla stessa buca, dalla stessa roccia tagliata, proveniva da Abramo e Sar. Dio è fedele allora. E se leggiamo in Atti degli Apostoli capitolo 3 verso 25, che cosa riporta? La parola del Signore ci dice che non erano più 1300 anni, ma erano 2000 anni quando negli atti degli Apostoli viene riportato al popolo, quale popolo? Discendente d'Abramo. Allora Dio è fedele, noi serviamo un Dio fedele, gloria al Signore. Noi siamo dopo 4000 anni la storia ci parla che Dio è fedele perché il popolo di Israele è ancora qui e noi siamo benedetti nella benedizione di Abramo. Gloria al Signore. Questo è l'Iddio che noi serviamo, questo è l'Iddio di Israele, questo è l'Iddio creatore dell'universo, questo è l'Iddio del quale viene proclamato nel suo figlio Gesù Cristo negli atti degli apostoli. Gesù Cristo costituisce l'adempimento che arrivano su noi le benedizioni di Dio. Ti fa senso quello che dico? Cioè... Ti fa senso non nel senso che assapori, ma nella tua mente ti rendi conto di che stiamo parlando. Di un Abramo obbediente a Dio, in condizioni che non avrebbe mai potuto venirne fuori, però noi stiamo parlando. Di 1300 anni Isaia che parla, 1300 anni dopo, a chi parla? Al popolo di Dio. Duemila anni dopo, negli Atti degli Apostoli, l'Apostolo ne parla e a chi parla? Al popolo di Dio. Vuol dire che Dio è il Dio dell'impossibile, come viene definito. Leggiamo in Isaia 51, verso 2: Così ci fortifichiamo nella fede. Se sei un credente, Dio ti sta parlando. Se sei un incredulo, sta parlando lo stesso considerate Abramo vostro padre e Sara che vi partorì poiché io lo chiamai quando egli era solo lo benedissi e lo moltiplicai alleluia gloria sia resa al Signore benedetto sia il Signore Un po' di anni fa, quando predicavamo il Vangelo, c'era qualcuno che diceva, ma questa è una nuova religione, ma questa è un'altra semenza. No, non è un'altra semenza. Questa è la vecchia religione, quella di Abramo, quella di Israele, quella degli Apostoli, quella di Gesù Cristo e degli Apostoli. Sembra nuovo perché ci siamo conformati al, alle cose di questo mondo, ma non è nuovo, è il messaggio di Dio che sempre ha funzionato e funziona ancora. L'idea è questa, voi riportate la vostra storia in parte scritta e in parte vissuta in prima persona come credenti con una storia consolidata da eventi soprannaturali che sono passati 4000 anni per noi. E il Signore parla pure a noi, facendoci notare che se per 4000 anni tra la storia scritta nella parola del Signore e L'entrata in vigore della benedizione di Dio su noi che siamo credenti ed abbiamo tante conferme nel nostro cuore vuol dire che possiamo credere fermamente che il Signore mantiene le sue promesse. Leggiamo nel verso 3 del capitolo 51 perché il Signore vuole parlare pure a noi. Solo che molte volte siamo in certe circostanze distratti come il popolo di Israele. Noi siamo il nuovo Israele, speriamo di non fare la stessa cosa. Leggiamo il verso 3, dice, così il Signore sta per consolare Sion. Sion è la Chiesa, consolerà tutte le sue rovine. Renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari ad un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Oh alleluia. Così il Signore saranno por perpetue le benedizioni di Cristo. Perché Cristo, le benedizioni a noi vengono per mezzo di Cristo. Cristo è l'adempimento delle benedizioni di Abramo. Forse dobbiamo rileggere nel capitolo 3 verso 25 degli atti. Quando parla negli atti, parla alla Chiesa, parla a te, parla a me nel dire che Cristo è l'adempimento delle benedizioni che duemila anni prima l'aveva date ad Abramo e quattromila anni dopo il Signore ha fatto giungere il messaggio a te e a me e oggi ce ne parla. Le benedizioni di Cristo sono per la Chiesa. Leggiamo insieme. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri dicendo ad Abramo noi siamo figli per la fede nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette Cristo è colui che riversa le sue benedizioni su noi vedi sembra un parallelo ma per Dio, che parla all'umanità, il suo linguaggio diventa sempre chiaro e sempre al presente. Mentre il profeta Isaia, 2700 anni fa, stava parlando al popolo derivante da Abramo, 4000 anni dopo, Dio sta parlando a noi. La sua chiesa, che le benedizioni si trasferiscono su di noi e si sono trasferite su di noi, attraverso la venuta di Cristo, discendenza di Abramo, <ride> su colui che riversa le sue benedizioni su noi. Dio parla a tutti, ma ai credenti, prima di tutti. Perché noi abbiamo la conoscenza, non solo, ma noi credenti che siamo nati di nuovo, abbiamo non soltanto la conoscenza, ma abbiamo anche la responsabilità. Perciò Dio parla prima a te che sei credente, a me. Quando dico te, voglio dire pure me. Nel verso 26 dice proprio questo. Leggiamolo insieme, così lo comprendiamo e diciamo Signore aiutaci a svegliarci perché è tempo di svegliarci. Leggiamo il verso 26. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, alleluia, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità loro, il Signore oggi sta parlando a noi, perché la parola di Dio è vivente ed è operante e non è la parola di Dio vecchia che serviva per gli altri, è sempre come la pioggia, dice il Signore, cioè la pioggia quando cade e la pioggia come quella di ieri ma è quella di oggi. La parola ci sta parlando. Dicendo che cosa? Che in Cristo noi, noi per primi, Dio avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirci, convertendo ciascuno di noi dalle nostre malvagità. Ora guardiamo Isaia. Che cosa stava dicendo a quelli? È la stessa parola che dice a noi. Leggiamo il verso 1 e 2 del capitolo 51. Leggiamolo insieme. Dice così. Ascoltatemi voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore. Io credo che stia parlando a noi questa mattina. Considerate la roccia da cui foste tagliati, anche noi veniamo da un paganesimo tremendo, la buca della cava, della cava da cui foste cavati. Considerate Abramo vostro padre Sara che vi partorì, poiché io lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Bella questa storia <ride> bellissima. Che cosa sta dicendo il Signore? Che tutte le promesse che ha fatto ad Abramo sono com'era, senza figli. Oggi possiamo dire che Dio è fedele, Signore, grazie. Parla a noi credenti che abbiamo ricevuto la benedizione attraverso il Figlio di Dio Gesù Cristo che ci ha fatto nascere di nuovo e ha riversato tutta la benedizione dentro di noi. Vuol dire che dobbiamo tenerne conto. La Chiesa deve tener conto di questo. Noi dobbiamo porre attenzione, perché quel popolo al tempo di Isaia, di Geremia e di Ezechiele non ne tenne molto conto. Quando venne Gesù fu la stessa cosa. Gesù in una parabola dice così, che i capi sacerdoti e tutti quelli che amministravano la religione, dice in quella parabola, che dissero finora sono venuti i servi e li abbiamo fatti fuori adesso è venuto il figlio venite uccidiamolo così restiamo eredi della vigna cioè restavano i padroni della religione quando Gesù disse questo che profetizzava Fine facevano fare a lui, quei religiosi si arrabbiarono se tu lo vai a trovare nella Bibbia. Dice: Allora tu dici che noi siamo così. Gesù diceva: Sì, sì, siete proprio così. Perché avete ucciso i profeti e adesso volete impadronirvi della vigna, cioè del sistema religioso, e non volete ascoltare il figlio che sono io. Un giorno uno dei sacerdoti, sommi sacerdoti, Gesù gli diceva che lui era il Messia, lui faceva tutte le mosse, si stracciò le vesti dicendo, ma dice se sei tu il Cristo, non farci stare col cuore in pena. Che, che film, che ipocrisia. Gesù stava dicendo per sette volte nel Vangelo di Giovanni egli diceva io sono io sono io sono io sono l'iddio venuto in carne per redimervi e lui faceva le mosse questo sommo sacerdote dici se no mi strappo i vestiti perché ci tieni col cuore in pena dice Gesù ma io proprio quello vi sto dicendo Pare che era interessato al Messaggio di Gesù? Il progetto era quello: uccidiamo il figlio e noi restiamo i padroni del sistema religioso e non cambia nulla, ce lo portiamo avanti così. Non ti pare che siamo nello stesso sistema anche adesso? Riflettiamo. Rifletti per un attimo, sorella, fratello, tanto che Gesù si avvicinava il tempo che dove, della sua dipartenza, del completamento dell'opera che doveva fare e leggiamo insieme, proprio a Gerusalemme, proprio nella Chiesa, diciamo in parole diverse, nel capitolo 23 di Matteo, nel verso 37, Gesù era nel Tempio, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccoglierti, raccogliere i tuoi figli come la chioccia, raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi. Non avete voluto. Gesù era nel Tempio. E proprio quelli che dovevano ascoltare non vogliono ascoltare. Leggiamo nel verso 38, così comprendiamo. Ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Gesù era nel Tempio, tutti i capi religiosi erano nel Tempio. Gesù dice, ma voi avete ucciso i profeti, ma avete deciso di uccidere anche me perché loro cercavano da tutte le parti. E il Tempio che serve a loro? Se il Tempio non serve per onorare Dio, del quale io sono Dio, non serve a nulla. E Gesù dà un verdetto particolare. Nel verso 38 che abbiamo letto dice che senza Gesù, infatti se ne uscì, senza Gesù il Tempio è un deserto. <ride> se il nostro cuore non c'è Gesù, è un deserto dove i diavoli lo fanno da padrone. Lupi, rapace e così via vivono nel nostro cuore. Signore aiutaci. Il tempio senza, senza Cristo, che è Dio, è una desolazione. E il guaio è, sore, fratelli, che la Chiesa di oggi rispecchia esattamente la Gerusalemme di allora. Tutto l'apparato religioso che c'era in Gerusalemme e tutte le organizzazioni tra sadducei, farisei, scribi e così via, funzionanti, ma tutta una ipocrisia che non finiva mai, che Gesù ha dovuto uscire dal tempo. Ho detto il Tempio senza Cristo, che è Dio, è una desolazione. Guardiamo nel capitolo 24, subito dopo, nel verso 1 c'è una piccola fascia che si avvicina a Gesù. Mentre Gesù usciva dal Tempio, se ne dovette uscire. Perché? Se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Questa scena è una scena tremenda. Quando uscirono il Tempio era per Dio. Intorno c'erano degli edifici come granai, magazzini, le case dei sacerdoti, tutta un'organizzazione messa bene. E i discepoli dici guarda noi siamo usciti fuori dentro il tempio e così ma fuori vedi che cosa c'è tutta un'organizzazione forse sembrava il Vaticano al tempo di oggi quando Gesù esce dal tempio non c'è più la gloria se non c'è Gesù non c'è manco la gloria. Se la gloria la vedevano i discepoli, la gloria del Tempio e la gloria dei caseggiati intorno, ma non era la gloria di Dio, era la gloria dei religiosi che avevano pensato di uccidere il Figlio di Dio e che restava tutto a loro, l'organizzazione, i sadducei, i farisei. La loro intenzione era soltanto una. Non lo volevano fare in prima persona, ma di uccidere Gesù. Perciò cercavano da tutte le parti come toglierselo davanti. Così si sta facendo adesso. La Chiesa sta facendo proprio così. I capi di Stato, insieme con i religiosi del momento. Stanno cambiando tutto, basta che non c'è la parola di Gesù. Ci mettiamo questo, ci mettiamo quello. Nelle chiese li facciamo diventare come dei monumenti, mentre la chiesa deve essere un movimento. Ne sta venendo fuori dei monumenti, accorpati insieme i religiosi con i capi di Stato. Tutto si sta facendo fuorché dare spazio a Gesù, al Vangelo, ai Suoi principi. Guarda che leggi si stanno facendo: insieme la politica con la religione. Stanno facendo la religione unica, con un capo unico che poi governerà tutto. E pensa un poco: una religione unica. Satanisti e cristiani. Messi insieme, dobbiamo dire come, Signore liberaci. Leggiamo il verso 2 che Gesù ci dà un'idea chiara, perché la parola di Gesù è profetica. Gesù non solo stava parlando al presente in quel momento, ma parla a te e a me oggi di aprire gli occhi. Guardiamo insieme. Nel verso 2 dice, ma egli disse loro, vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Gesù stia, stava lasciando una benedizione particolare a quel popolo. Eh, ti pare una benedizione questa? Gesù stava profetizzando che quella generazione avrebbe visto l'adempimento di quello che Gesù stava dicendo, che non restava pietra su pietra il Tempio e che tutto sarebbe stato diroccato, perché se il Tempio veramente così fu, 30 anni dopo, Successe proprio questo. Quando nel tempio non restò pietra sopra pietra, il popolo non c'era più. Era tutto in Babilonia. A noi che cosa il Signore sta dicendo? Sta dicendo che questo sistema ecclesiastico di oggi, messo insieme con quelli che sono i principi, dei capi di stato messi insieme perché devono fare il nuovo mondo si sta preparando che fra poco il capo della nuova religione mondiale non è più Cristo come dice Cristo capo della chiesa ma è l'anticristo Signore aiutaci senza Gesù non c'è chiesa che tenga. Come lì, senza Dio nel Tempio, messo fuori Dio, il Tempio, i, 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 gli, i magazzini che c'erano intorno e tutto il popolo, andarono alla distruzione. Signore aiutateci. Perché senza Dio non c'è altro. Noi siamo alla fine delle epoche nel quale succederà la stessa cosa prima di quando noi lo pensiamo. Gesù lo dice. Senza Gesù non c'è chiesa che tenga. Senza Gesù nel cuore non c'è salvezza. E il Signore ci sta parlando. Signore aiutaci. Leggiamo insieme come continua il Signore. Perché Egli mentre parla al presente profetizza pure. Così profetizzò per loro e così sta dicendo a noi oggi. Leggiamo insieme in Luca 19:41. Luca 19:41 dice così, quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa. Gesù conosce la superficialità del cuore e credo che piange anche oggi, perché la superficialità della Chiesa moderna è tanto pericolosa che il Signore non può fare altro che piangere su di te e su di me, di come ci vede. E Gesù sapeva, e Gesù sa e ci sta parlando, sapeva che le stesse persone... Leggiamo il verso che segue. Il verso 42. O oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Senza Gesù non c'è chiesa che tenga, abbiamo detto. La loro superficialità è chiara a Cristo. Sa che un po' più avanti sono le stesse persone. La stessa Chiesa che oggi sta macchinando tutto questo sarà la stessa Chiesa che griderà a chi vuole seguire il Signore in sincerità, come fecero allora. Nel capitolo 23 verso 21 le stesse persone che erano nel Tempio, che erano coordinate, nel momento che i capi religiosi aspettavano, essi gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo. Anche se gli veniva chiesto, Pilato, un po' ammorbidito, disse, ma questo vedo che non ha fatto niente di male leggiamo nel verso 22 la terza volta gli disse egli disse loro ma che male ha fatto io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte perciò dopo averlo castigato lo liberò lo libererò vedi un poco pilato che sembra che si era lavato le mani alla fine Voleva salvare Gesù, dice moglie, l'abbiamo massacrato di botte, lo abbiamo eh, lacerato un poco, mo' lo lasciamo andare, non lo facciamo morire. Leggiamo nel verso 23. Essi insistevano e dicevano, guardiamo, ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida finirono per avere il sopravvento. Tu dici, può essere tutto questo? Noi cristiani siamo in pericolo, perché saranno gli stessi religiosi che quando tu vuoi seguire il Signore così come Dio comanda nella sua parola, Sarai perseguitato, sorè, sarai perseguitato, frate. Le cose peggiorano. Già in alcuni ambienti non si può più leggere la parola del Signore o non gli si può dare l'interpretazione che essa contiene. Viviamo in un tempo uguale a quello che stava vivendo il popolo di Dio al tempo di Gesù. Il rifiuto di Gesù cambiò la storia del, della chie, del, degli ebrei. Perché? Perché il tempio fu abbattuto, il popolo andò in cattività e la Chiesa sorse, la Chiesa si risvegliò. Noi stiamo aspettando una nuova Pentecoste per quelli che cercano il Signore veramente. Guardiamo come dice il Matteo 24, 1 e 2 che abbiamo letto insieme, che ci aiuta a prendere la giusta posizione con il Signore perché il sistema religioso è corrotto, il mondo è corrotto, il ritorno del Signore è vicino, la politica con la religione. Stanno facendo proprio quello che facevano i capi sacerdoti che cercavano da tutte le parti di togliersi Gesù davanti. Leggiamo nel capitolo 24, verso 1 e 2. Gesù disse quello che stava per succedere. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del, tempo, quando Gesù, del tempio. Quando Gesù esce dal tempio non c'è più la gloria di Gesù. Ma questo è anche profetico. Se Gesù esce dal tempio del tuo cuore non c'è più possibilità. Possiamo entrare in tutte le chiese di questo mondo, ma saremo senza salvezza. Leggiamo il verso 2. Ma egli rispose loro, vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. Senza Gesù non c'è chiesa che tenga. Senza Gesù nel cuore... Non c'è salvezza. Dobbiamo mettere il Signore al primo posto perché il sistema religioso è corrotto. Hai capito, Sorella? Dobbiamo veramente cercare il Signore. Gesù disse quello che stava per succedere. E successe. Non solo il Tempio, ma anche il popolo fu messo fuori. Ora siamo alla fine delle epoche. I capi della Chiesa e i capi di governo si sono messi insieme per fare la nuova Chiesa universale con un solo capo, quella organizzata da loro, ma è quella dell'anticristo, Gesù. Con poche parole alla domanda di cristiani sinceri. Nel verso 3, leggiamolo insieme. Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte. Questo è molto importante. Serve per ognuno di noi. Mentre abbiamo l'occasione, avviciniamoci a Gesù perché Egli ci sa chiarire le cose, dicendo, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. La fine dell'età presente è più vicina di quanto noi pensiamo. Avviciniamoci a Gesù. E cerchiamo di creare un rapporto intimo tra noi personalmente con il Signore, perché intorno a noi c'è un disastro, specialmente nel sistema religioso. E poi che dire, mentre guardiamo le notizie che vengono dal mondo, la fine dei tempi è più vicina di quando noi pensiamo. Facciamo come i discepoli. Avviciniamoci a Gesù per ricevere salvezza per la fine del nostro tempo, perché è vicino. Gesù non dice molto a quelli che si avvicinano. Nel verso 4 ci dà una parola piccola: sono solo cinque parole. Gesù risponde dice, Guardate che nessuno vi seduca. È un tempo che ci dobbiamo appoggiare alla parola del Signore. La parola del Signore deve essere la nostra guida, la parola del Signore deve essere la nostra forza, essa ci fortifica nella fede, essa ci dà le direttive chiare, essa ci dà le direttive precise. Sorella, siamo in tempi che dobbiamo accostarci al Signore più che possiamo, dipendere da Lui, avere comunione con Lui e stare attenti. Abbiamo udito cosa dice il Signore. Gesù risponde e dice, guarda che nessuno ti seduca. Il diavolo con le sue seduzioni ci vuole far vedere le cose che ci circondano, lasciamo le cose che ci circondano e avviciniamoci al Signore, perché la salvezza è in Cristo e come abbiamo detto prima, Egli ti fa nascere di nuovo e ci prepara per il cielo, perché intorno a noi ci saranno tempi tanto difficili che la parola del Signore descrive come la grande tribolazione che mai c'è stata al mondo. Signore aiutaci. Vogliamo ringraziare il Signore che ci ha parlato anche questa mattina, dandoci un punto di riferimento che funziona, che è Lui stesso, Gesù. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Signore, veniamo a Te con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo che tu vuoi distogliere il nostro sguardo dalle cose che ci circondano ed anche da quelle religiose che sono inquinate al massimo livello. Facci avvicinare a te col cuore. Riversa la presenza dello Spirito Santo in ognuno di noi e facci camminare stretti a te. Mettendo attenzione che nessuno ci seduca. Grazie per la tua parola, grazie perché siamo in un momento par particolare. Aiuta ad ognuno di noi di avvicinarci a te e di far del nostro cuore il tempio tuo santo dove tu ti manifesti, ci parli, ci aiuti e ci guidi. Ti ringraziamo, Signore, perché anche oggi. Ci hai parlato in un modo chiaro e a te rendiamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen. 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 Prendi nota dove abbiamo letto, li vai a rileggere, vedrai che lo Spirito Santo ti dà luce. Ascoltatemi, cercate il Signore. Isaia 51,1, Genesi 12, 1 a 3 Genesi 15, 5, Genesi 15, 17, Genesi 26, 4, Atti 3, 25, Isaia 51 da 1 a 3, Atti 3, 26, Matteo 23 da 37 a 38, Matteo 24, 1 e 2, Luca 19, 41 e 42, Luca 23, 21 e 23, Matteo 24, 3 e 4. Dio piacendo ci vediamo questa sera con altri quattro servitori del Signore e questa sera il soggetto è sullo Spirito Santo. Se desideri il battesimo nello Spirito Santo, comincia a cercarlo perché noi non solo diamo istruzioni bibliche di come lo Spirito Santo si riceve e come si muove, e quali sono le direttive che troviamo nella parola del Signore? Ma crediamo fermamente che mentre amministriamo la parola, come dice in Atti 10.44, lo Spirito Santo può scendere su di te, ti riempie della sua presenza e ti battezza nello Spirito Santo. Leggiamo Atti 10.44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. Sì, anche questa sera il Signore ti sta dicendo che se tu desideri il battesimo dello Spirito Santo, mentre amministriamo la parola secondo i principi. Della parola del Signore lo Spirito Santo ti battezza, ti riempie, della sua presenza ti unge in un modo potente e senti la sua presenza in un modo forte nella tua vita. Vedrai la tua vita che trabocca della sua divina presenza e gusterai la pienezza dello Spirito Santo che Dio ti vuole dare e allora cominci a camminare nello Spirito. Dio ti benedica, ci vediamo questa sera alle 19.30 insieme ad altri fratelli che parleremo stasera dello Spirito Santo e dei doni dello Spirito Santo. Dio ti benedica, ci vediamo stasera. Pace.